Il tema che viene affrontato oggi, che si chiama paesaggi naturali, borghi, giardini, siti archeologici nella campagna romana, che è contenuto in questo testo che vi mostro, è legato proprio a questo processo della cultura dell'area romana. Fa parte tutto il territorio circostante, non è soltanto un problema legato al suo centro storico, e questa evoluzione che c'è stata con una duplicazione, che dicevo, di percorsi, segna questa situazione. I paesaggi naturali, borghi, giardini, siti archeologici nella campagna romana ci vengono illustrati da Marta Salimei e Ida Tonini, che sono le due relatrici di oggi, che ci aiutano a scoprire la identità del territorio di Roma con questo loro recente contributo che segue altri contributi analoghi che hanno fornito con l'Andante per giardini del 2014, l'Andante tra le mura, passeggiate romane nel verde 2017. E con questo passo la parola a Ida Tonini e Marta Salimei. Buongiorno. Ringrazio, mi sento molto onorata di essere in questo museo che, avendolo studiato per un esame di storia dell'arte, ne conosco assolutamente la bellezza e i pregi, la raffinatezza architettonica e decorativa. Comunque, venendo a questo nostro librino, Ultima fatica, ci è venuto naturale, dopo aver scritto Adagio, che parlava dei giardini romani, tutta la storia dei giardini romani fino ai giorni nostri, come loro siano stati fondamentali fino ai giorni nostri, dicevo, ci è venuto naturale, e dopo Andante tra le mura, dove arrivavamo alle mura aureliane e poco oltre, anche lì la loro importanza delle mura aureliane, come hanno difeso sempre Roma, allargarci un po' nella campagna romana. Abbiamo fatto come un cerchio, messo un compasso al centro di Roma con il raggio di 30 chilometri, di 60 chilometri, scusate. E lì siamo andate vagolando. Abbiamo incontrato luoghi, borghi, paesi di bellezza fiere e tenace che stanno lì da mille anni, hanno resistito a terremoti, erosioni, guerre, stanno lì belli, fermi, immobili, puliti, meravigliosi. E mi chiedo sempre perché i ragazzi, invece di andare a vivere in queste periferie, estreme periferie abbandonate, non vadano a riempire un po' questi paesi con le loro piazze, il loro castello, e perfettamente ben tenuti. Lo stupore nell'attraversare l'alta valle dell'Aniene, l'Agro Falisco, le ville tuscolane è stato assoluto, perché c'è questa commistione fra romanico e gotico, rinascimento e barocco, interrotte da queste rupi enormi, da queste massicce enormi dovute all'eruzione dei vulcani migliaia di anni fa. Insomma, una commistione di cose straordinarie. Parliamo per prima dell'Agro Falisco. I Falisci erano un antichissimo popolo, pare che il figlio di Agamennone, Alesus, li abbia fondato Faleri Veteres, fuggendo da Troia dopo la morte del padre. I Falisci erano alleati e legati agli Etruschi, però Roma, naturalmente, capendo quanto erano potenti, dal V secolo cerca di avventarsi su di loro. Loro resistono fino al 241, quando vengono completamente distrutti da Roma. Come dice icasticamente Tacito, dove fanno il deserto la chiamano pace. Però, là dove c'era Faleri Vetes, l'antica città di Faleri Vetes, rasa al suolo dei Romani, e poi dopo è venuta a costruirsi Civita Castellana, che anche questo è un paese ricco, ricchissimo di storia, con il forte di San Gallo che lo domina, voluto da Alessandro VI, tutti i papi andavano a soggiornare a Civita Castellana. Alessandro VI, Giulio II, tant'è vero che c'è la prima, è stato fra le prime complessi, fortilizi rinascimentali, uno dei primi esempi di fortilizi trasformato in residenza e dimora papale per accogliere il Papa e tutta la sua corte. A Civita Castellana troviamo anche la chiesa di Santa Maria Maggiore, il Duomo, con nel 1185 quattro generazioni di cosmati vi hanno lavorato. Pensate alla ricchezza di questo posto. Abbiamo Castel Sant'Elia,
altro dove anche Goethe è stato, faceva parte del Grand Tour, che fa dire a Massimo D'Azeglio: non ho mai visto un più ricco tesoro di bellezze naturali. Troviamo Santa Maria in Falleri, dove venne trasferita, vennero trasferiti i falisci, ma in pianura, e qui c'è una cartina che fa vedere com'era. E anche un piccolo paesino, subito dopo Calcata, Calcata fa parte dell'Agro Falisco, c'è una piccola rupe, un paesino abbandonato, una città fantasma, e Falleri antica, dominata dal castello degli Anguillara, con un'atmosfera abbastanza straordinaria. Consiglio di visitare questo Agro Falisco, perché ci ha sorpreso molto. Ora passiamo per le antiche sponde, alla passeggiata. Noi abbiamo diviso il libro in passeggiate. Abbiamo prima la passeggiata dell'Agrofalisco, questa è la passeggiata per le antiche sponde. E parliamo dell'area archeologica del porto di Traiano e il porto di Traiano. Quando noi atterriamo dall'aereo a Fiumicino, dall'aereo si vede sempre un bacino esagonale. Io per anni mi sono chiesta che cos'era questo bacino esagonale. Sono andata a guardare, era il famoso lago di Traiano, il porto di Traiano. Traiano fece costruire questo porto in 2 anni, dal 110 al 112 d.C., da Apollodoro di Damasco, perché già Claudio nel 41 d.C. aveva pensato a costruire un grande porto per Roma, per ampliare la flotta marittima, aumentare i rapporti commerciali e soprattutto per approvvigionare Roma, perché Roma era sempre più grande, c'era sempre più gente, bisognava portargli grano e quant'altro. Questo porto esagonale, questo bacino esagonale, di 33 ettari, conteneva fino a 200 navi. Però quando si entra in quest'area archeologica, che è enorme, noi troviamo un grandissimo viale alberato, a destra tutto un colonnato ritmato da queste colonne sbozzate con dei pezzi di travertino messi uno sull'altro, si chiamano le colonnacce, che era tipico dell'epoca claudiana e traianea. Poi c'è la darsena, sempre in quest'area archeologica, dove venivano messe le merci nelle navi che poi risalivano lungo il Tevere e arrivavano a Roma. E poi c'erano la darsena, c'erano gli orrea, che erano tutti enormi magazzini. Dovreste vedere quanti sono queste orrea, sono tantissimi magazzini che contenevano tutte le merci e le fortificazioni. Insomma, un grandissimo complesso immerso nel verde a pochi chilometri da Roma. Dopo troviamo il castello di Torre in Pietra, di cui vediamo proprio un'immagine antica, era di origine medievale il castello di Torre in Pietra, poi per molti anni proprietà dei falconieri. E loro avevano assunto il Pier Leone Ghezzi, che era un pittore molto, molto alla moda, molto poliedrico, che ha allietato con i suoi affreschi tutti i saloni di Torre in Pietra, di questo castello, e come tutti le proprietà dei falconieri, il Palazzo Falconiera Via Giulia e la meravigliosa Villa Falconiera Frascati, di cui vi parlerà Ida, e faceva dialogare le ville fra di loro. In ogni affresco metteva una villa dei falconieri. Alla fine di questa passeggiata trovo una cosa a cui io sono molto affezionata, troviamo il Cursal, e questo edificio, c'era la Via del Mare, alla fine del Via del Mare a Ostia c'è la rotonda, costruita da questo grande architetto Pierluigi Nervi, e accanto questo stabilimento balneare con questo enorme trampolino rosso. Per noi romani era solo passarci davanti, era una festa, perché è anche una costruzione molto ardita, estremamente ardita, che era un ritrovo degli anni 50 di tutta la società bene, di tutto il cinema, tutti andavano lì. Ancora oggi c'è, è rimasto intatto, uguale, si mangia benissimo, vi consiglio di andarci. Poi adesso ci inoltriamo, scusate, nell'alta valle dell'Aniene. Anche questa è stata una piacevole sorpresa per noi, che devo dire conoscevamo poco. Siamo due avventurose, io e Ida, ci avventuriamo un po', sappiamo un po', ci avventuriamo e scopriamo cose, molto allertate a scoprire cose speciali. E la valle dell'Aniene, l'alta valle dell'Aniene, è un territorio come incontaminato, verdissimo, selvaggio, pam pam pam, punteggiato da paesini. Da paesini, da borghi piccolini, straordinari, anche questi tenuti benissimo, con queste stradine che si intersecano fra di loro, tutti a spina di pesce. C'è sempre una logica in questi paesini, non sono costruiti a caso come oggi queste estreme periferie romane. E abbiamo Poli, abbiamo Anticoli Corrado, Cicil Saracinesco, chissà questo nome se ci ricorda i Saraceni forse.
Ciciliano, per esempio Ciciliano, ai piedi di Ciciliano, in questo paese dominato dal castello di Teodoli, troviamo una città romana, Trebola Sofenas, una vera città romana con tanto di foro, di basolato, insomma una cosa abbastanza straordinaria, basta telefonare, prenotarsi e si va. Sono estremamente, è una villa privata e sono estremamente gentili. Ma la cosa più straordinaria di questa passeggiata è a Palestrina, è il santuario della Fortuna Primigenia. Straordinaria assolutamente. Pensate che i pellegrini arrivavano dal mare e si trovavano davanti questo enorme santuario. Ci volevano 7 terrazzamenti per arrivare al tempio della Dea Fortuna. Quindi una scalata proprio verso cercando questa dea, i benefici di questa dea. E naturalmente è stato fatto nel secondo secolo da architetti alessandrini, è stato eretto, e c'è infatti tutta la grazia e l'eleganza alessandrina in questo. Ma la cosa è questo contenitore straordinario ha un contenuto eccezionale, che è il mosaico del Nilo. Il mosaico del Nilo pare che sia fatto da 2 milioni di tessere, quindi una cosa straordinaria, in marmo e pasta vitrea. Raffigura l'inondazione del Nilo, però non è selvaggia come cosa, è una cosa di ellenizzata, è tutto ellenizzato, quindi di grande eleganza, si vede proprio per stile e forma, si vede dagli edifici e dai templi. È in questo museo, che è un museo molto importante, molto ampio, ben tenuto e soprattutto con guardiani gentilissimi che ti accolgono, ti spiegano, ti fanno vedere da dove sbarcavano i pellegrini. Veramente una visita molto importante, imperdibile direi. E con questo buone passeggiate. Buonasera, grazie per chi ci ospita, per chi ci ha presentato, per Marta che è stata così... citazioni e date che io non credo di fare perché non me le ricordo. Allora, buonasera a tutti. Il nostro librino viene sicuramente identificato anche con questa fotografia che vi mostro, è il giardino di Palazzo Salustri Galli che si trova a Castelnuovo di Farfa. È un giardino all'italiana completamente inserito nel paesaggio, il che dimostra come i nostri studi siano proceduti in questo modo, cioè prima abbiamo fatto i giardini e adesso ci siamo incontrati anche col paesaggio. Il paesaggio intorno a Roma è molto variato, perché può essere dolce come quello della Sabina, come lo vediamo in questo caso, oppure può essere determinato da forre e da pianori tufacei con le loro borghi molto serrati, oppure può essere un paesaggio di lacustre, abbiamo i laghi, abbiamo anche molti vulcani per fortuna domesticati, cioè c'è una varietà incredibile, il mare naturalmente, una varietà incredibile di paesaggio. Questo di Castelnuovo di Farfa si trova nel territorio dell'abbazia di Farfa, che è un'abbazia che ha... scusate, che ogni volta... questa... Ecco, questo invece è lo stesso giardino visto in autunno inoltrato. E il Palazzo Sallusti Galli ha questa strana eleganza molto speciale, perché queste balaustre sono divertenti, e nasconde nelle sue viscere il Museo dell'Olio. La Sabina è produttrice di olio raffinato e buonissimo, e il Museo dell'Olio non racconta l'olio come potremmo pensare in maniera rustica e vernacolare, ma con opere d'arte contemporanee molto interessanti. L'abbazia di Farfa, i monaci benedettini si sono stanziati a Farfa verso il V secolo d.C. e seguendo la loro indicazione ora et labora si inserivano generalmente in territori molto impervi, con selve, con fiumi, e quindi erano terre da bonificare, e il loro lavoro serviva proprio a rendere prendere più terreni per la coltivazione, a cercare di irrigimentare il fiume Tevere che scorreva lì sotto. Guardate quanto è bello
il Tevere come dolce in questa atmosfera, con questi l'ansa del Tevere dove, che si vede anche da Nazzano e che è praticabile con una bellissima visita a piedi, facilissima, e ci sono soprattutto gli uccelli di passo, le folaghe, i ronicinerini, cioè anche dal punto di vista ornitologico il territorio che sta intorno a Roma è molto interessante. Sempre intorno all'abbazia di Farfa ci sono anche dei bei giardini e qui siamo alla Villa dei Casoni. La Villa dei Casoni è presumibilmente la villa di Terenzio Varrone, che ha scritto Del Re Rustica e nel suo Del Re Rustica racconta il proprio giardino pieno di particolari e soprattutto racconta come era fatta la sua voliera, che viene ridisegnata da Piero Ligorio, e questo disegno ha fatto il giro delle corti europee, per cui abbiamo voliere alla maniera di Terenzio Varrone interpretate da Piero Ligorio in Inghilterra, in Francia, in Russia. E questi invece sono giardini più domestici, questo è il giardino dell'avvocato Paola Massardi, che è un giardino libero alla Gilles Clément, dove però c'è una meravigliosa pergola che ospita un tavolo lunghissimo perché gli ospiti sono sempre ben accolti. Ma forse la cosa più curiosa è il giardino di rose, un collezionista di rose, Emanuele Dotti, che su un terreno un po' impervio ha messo insieme 1600 tipi di rose molto diverse, le antiche, le ibride, e adesso ultimamente ha colto anche le rose galliche che si trovavano nel vivaio Campanella di Padova. Questo per dire come i giardini uniscono, come gli interessi accomunano molto persone anche che sono lontane di territorio. E il Monte Soratte. Il Monte Soratte domina questa situazione, da una parte e dall'altra dell'autostrada. L'autostrada serve da confine mentale, in realtà i posti sono molto vicini, si distanziano di pochi chilometri, però l'autostrada è un confine mentale che dobbiamo superare, perché passando sotto o sopra si riescono a raggiungere tanti posti. Il Soratte è di per sé un posto da visitare e è sempre stato luogo di culto per tutti i popoli che stavano intorno, i Capenati, i Falisci, gli Etruschi, i Romani, e contiene tante leggende, tante storie. Quello che c'è adesso, che ha tanti bunker e cunicoli e sono visitabili. Gli ultimi sono stati fatti fare da Mussolini e poi sono stati occupati dai tedeschi quando, prima di lasciare Roma, hanno tenuto il Monte Soratte come ultimo posto di difesa. Quindi c'è anche una storia contemporanea che investe i luoghi che abbiamo visitato. E qui torniamo invece ai nostri amati. Questo è Paolo III, Farnese, dipinto da Tiziano, e i Farnese hanno costruito e inventato una vera dinastia. Da lì, dai Farnese, inizia proprio il potere temporale dei papi in maniera sostanziosa. Cosa fa Paolo Farnese? Soprattutto cerca di addolcire la propria Caprarola, che era stata fatta dal San Gallo, con gli interventi di Jacopo Barozzi il Vignola, e molti affrescatori importanti come i fratelli Zuccari, il Tempesta e molti altri, che rendono questo castello in posizione elevata in un bellissimo giardino, un bellissimo luogo di delizie, dove c'è l'acqua, la natura reggimentata, il bosco per la caccia, tutto è in un'armonia perfetta. Caprarola, devo dire, è uno dei posti magici. Non è nel nostro percorso, ma lo segnaliamo perché da Caprarola tutti cercano di imitare questo dominio del territorio attraverso la presenza prima di un castello, ma adesso di un palazzo.
un palazzo che richiede naturalmente interventi importanti, come sarà più tardi nel, questa è la scala, la catena d'acqua di Caprarola, che viene interpretata in maniera contemporanea da Raffaele De Vico in una villa prestigiosa, molto accogliente, e proprio dove De Vico ha fatto il massimo, ha fatto una piscina bellissima, ha disegnato una serra gotica molto affascinante, ed è Villa Lina, che si trova a Ronciglione, nei pressi di Ronciglione. E si può anche dormire, anche mangiare, perché è una casa di accoglienza dove fanno i matrimoni, e le persone che la possiedono sono persone artistiche, simpatiche e anche un po' stravaganti. E l'altro giardino che segnalo è Pianamola, perché guardate qui quale paesaggio si vede da tutti questi posti, cioè il paesaggio entra assolutamente nel nostro viaggio che abbiamo fatto in questo librino, e non è solo un paesaggio visivo, è anche un paesaggio dipinto, perché in tutti questi palazzi vengono dipinti i paesaggi. Ecco, qui è quello di Palazzo Altieri, a Oriolo Romano, la delizia di questo paesaggio, no? O questa camera che è tutta fatta con notazioni di paesaggio. E da Oriolo Romano si arriva attraverso un'olmata, ormai trasformata invece con aceri perché gli olmi si sono ammalati, e si arriva a piedi, per pochi chilometri, 2 chilometri, a Monterano, altra città fantasma, perché il Lazio è pieno di città fantasma. E il Lazio va visitato, questa parte del Lazio, va visitato anche a cavallo, in bicicletta, a piedi, perché si possono fare dei percorsi molto interessanti con i mezzi antichi. Noi abbiamo messo i 60 km, che è la distanza di una giornata di cavallo, 30 più 30 diciamo. Quindi si possono fare questi percorsi lentamente. Questo è un paesaggio dipinto, e qui ci introduciamo in un'altra parte interessante. È il paesaggio di Philip Ackert, il paesaggista molto importante che ha lavorato insieme con Goethe, e Goethe parla di loro due che vanno a Tivoli, siamo a Tivoli, nella casa di Mecenate, dicono loro, questa costruzione che vediamo in alto, invece no, e le cascatelle dell'Aniene, invece no, si tratta del Tempio di Ercole, del Santuario di Ercole Vincitore, che è stato riscoperto da pochissimo, aperto al pubblico da 4 anni, ma se voi arrivate al cancello non c'è scritto santuario, cioè tengono lontani i visitatori, invece è un luogo veramente speciale. 3 ettari occupava il santuario antico, con questo porticato che vedete qui, che occupava la via Tiburtina, che era la via transumanza, era anche una via molto importante di incontri, di scambi, quindi era anche una via mercantile. E il santuario di Ercole Vincitore è perché finalmente i romani riescono a vincere sugli equi, e quindi costruiscono questo santuario che nel secondo secolo, come palestrina sempre di ispirazione greca, anche questo, del quale si sono perse le tracce dal IV secolo fino al 1500, nessuno sapeva che esisteva. Però poi in quel momento gli umanisti hanno incominciato a localizzare i luoghi, e quindi questi ruderi sono stati più volte visitati. Tra quelli che li hanno visitati, intanto vi faccio vedere, questa è la delimitazione della villa d'Este che sovrasta il santuario, e per forza, perché Ercole d'Este era, gli estensi avevano come protettore proprio Ercole. Quindi la scelta di Piero Ligorio di questo santuario, di questa villa, è fatta nel luogo più adatto. Quindi già Piero Ligorio sapeva che lì c'era il santuario di Ercole. Poi sono stati visitati da Palladio, il quale si trova di fronte a questo portico
fatto di laterizi, con le colonne, mezze colonne fatte di laterizi, che saranno le colonne che lo ispireranno a fare tutte le colonne delle sue case, ville venete e palazzi, perché costavano di meno. Palladio era anche un uomo economicus e quindi non faceva spendere tanto i suoi committenti. Naturalmente, nel caso suo, il laterizio veniva coperto da un intonaco di marmorino bianco che ci fa vedere quello splendore di adesso. E questo è il portico, che se uno lo vede così pensa subito a una villa veneta, non ci mette due minuti. L'altro che l'ha visitato è Piranesi, che si ispira per le carceri d'invenzione, perché ci sono dove sovrasta la Tiburtina, è talmente alta la volta che è però tutti e due hanno fatto il rilievo di questo santuario. E questa è anche la natura che però c'è nel santuario, è pieno di verdura, è pieno di profumi, è pieno di è una passeggiata proprio nella natura, tra le altre, con vista naturalmente su Roma, perché la direttiva sulla quale si dirige il santuario è adesso la cupola di San Pietro, che è da ridere, ma insomma. L'ultima passeggiata che segnalo è quella di Frascati. Qui siamo a Tuscolo, col teatro di Tuscolo, la vecchia Frascati, l'antica Frascati, che è un pochino più, è un po' più elevata, diciamo. E il teatro è stato riscoperto, anche lui riscavato da poco. Quelli del Grand Tour sapevano tutti questi luoghi, li conoscevano, li andavano a vedere, li scavavano, li rilevavano, però era stato abbandonato, lasciato e recuperato da poco. E devo dire, eravamo sole Marta ed io e i due signori che non siamo stati capaci di mandare via per fare la fotografia, però è un posto suggestivo, molto suggestivo. E Frascati, lo sapete, abbiamo le 9 ville tuscolane che si intrecciano, si comunicano l'una con l'altra dai loro posti un po' elevati. E la Marta ha nominato per appunto Villa Falconieri, con gli affreschi del Pierleone Ghezzi, che sono di molto gradevoli proprio. Questa è l'ultima stanza dedicata alle stagioni, questa è la primavera, poi ci si affaccia su un giardino meraviglioso e la villa, che è messa per l'altro verso, cioè insomma da questa porta finalmente si riesce di nuovo a vedere la città di Roma e il cupolone, che non manca mai. Questo è Ghezzi, naturalmente, questo è il bellissimo giardino che sovrasta la piana che va verso Roma. L'ultima villa, mi pare, è quella Villa Parisi, che anche questa è dotata di affreschi molto interessante, e riconoscibilissimo il giardino del lago in una decorazione parietale di un bagno del 1900, vero Marta? Squillante? E trovo che questa formula sia assolutamente attraente di affreschi, sempre affreschi della villa, che fanno vedere come le ville si intrecciano tra di loro, si guardano l'una con l'altra. E questo è l'ultimo slide, che si trova a Nemi e che fa vedere come ci si affaccia sul lago di Nemi. E poi in fondo invece c'è il mare. Quindi pensate quante emozioni può dare un viaggio di avventura nel vicino Lazio. Grazie. Non so come si spenga.